Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, altro acquisto per la Juventus Women. Io saluto intanto tutti gli amici di JWS Juventus Women Supporter. E dunque, ufficiale, Doris Bacic è una nuova giocatrice della Juventus, un nuovo portiere. Cominciamo a dire che è molto giovane, è del 95, è nazionalità croata ed è già titolare della nazionale croata. Ha già tante esperienze appunto nella sua nazionale. Allora, devo essere sincero, non me lo aspettavo un colpo del genere. È un colpo in prospettiva, giocatrice che alterna numeri eccezionali, ha qualche uscita un po', diciamo, qualche errore un pochettino sicuro di gioventù che pian piano smusserà. Credo che sia un colpo per il futuro, perché la Juve comunque è un portiere di livello internazionale, proprio perché è abituata a giocare a certi livelli. Non credo assolutamente che scalfisca il posto della Giuliani, però magari ogni tanto alternarla ogni tanto per fargli fare qualche partita, secondo me non sarà male. Ecco, credo che a questo punto, sinceramente, non lo so, è una cosa che mi ha un po' sorpreso, perché non mi aspettavo l'acquisto di un altro portiere, però insomma, comunque l'acquisto mi sorprende, ma mi fa piacere, perché comunque è un ottimo portiere, come detto, poi ha l'esperienza per fare veramente bene. Staremo a vedere, insomma, adesso non c'è. Insomma, non si vede l'ora che incominci tutto, no? Io ricordo a tutti che il 25 di agosto ci sarà la prima partita ufficiale, la Supercoppa italiana contro la Fiorentina, e poi via verso un campionato che sarà, al di là della Champions, che per me quest'anno credo che la Juventus Women e la Champions sarà un'avventura da godersi e cercare di farsela godere il più possibile, ma senza particolare, come posso dire, senza particolari sogni, cioè sono proprio sogni, perché è difficile pensare. È una mia speranza, ma non voglio illudermi troppo, ma credo che comunque il calcio tedesco sia un pochino più avanti, e quello spagnolo pure. Tornando indietro al discorso, quest'anno la Serie A sarà molto più competitiva e molto più difficile, con l'inserimento del Milan che prende Brescia, quindi comunque prende il posto del Brescia, quindi comunque il livello è quello, ma soprattutto credo che l'inserimento della Roma, il rafforzamento netto del Sassuolo e della Fiorentina, l'Hellas Verona che prende il posto della GSM, insomma, tutte queste squadre ufficiali che entrano, secondo me, renderà il campionato molto più incerto e molto più difficile. Quindi staremo assolutamente a vedere, e non vedo l'ora, come detto, che si incominci e si cominci a far girare il pallone, perché comunque alla fine è quello che. Credo che tutti non vediamo l'ora. Ricordo che domenica, tra l'altro, prima amichevole contro il Fenerbahce Women. Quindi staremo a vedere. Ragazzi, io intanto vi saluto, vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!